Solo buone notizie. Chi è che non vorrebbe avere sempre e solo buone notizie? L'ultima intervista ha portato molto scalpore. Ho visto molti commenti di gente che diceva che se avesse visto prima il mio video sulle disavventure a Nemiriana avrebbe scelto di non operarsi. Immaginavo che ci sarebbero state queste reazioni, ma ho voluto lo stesso intervistare Nemiriana e raccontare la sua storia. E adesso vi spiego perché. Sono stato obeso per 20 anni, ma 2 anni fa mi sono sottoposto a chirurgia bariatrica. Grazie ad essa ho battuto obesità, steatosi epatica, diabete, ipertensione, apnee notturne e un sacco di altre cose. Da allora faccio questi video per aiutare altri come me a trovare la loro strada e a guarire dall'obesità. Supporta questo progetto, iscriviti al canale, lascia i like e i commenti, ma soprattutto condividi su tutti i tuoi canali social questi contenuti. Solo buone notizie? No, grazie. Voglio dire, sarebbe bello poter vivere in un mondo dove si parla solo di cose belle e non ci sono le cose brutte. Ma le cose brutte esistono. Ed esistono in tutti i contesti, in tutte le giornate, per tutte le persone. Poi sta a noi decidere che cosa vogliamo trattenere, su cosa vogliamo soffermarci, che cosa vogliamo sfidare per andare avanti e da che cosa vogliamo fuggire. Ma questo è un discorso che va oltre la pura e semplice chirurgia dell'obesità e il puro e semplice percorso bariatrico. O forse è proprio un punto di partenza di un percorso di cambiamento nella vita. Ci si può ragionare. Ma restiamo per un secondo sul discorso della chirurgia dell'obesità e sulle complicazioni che ci possono essere dopo la chirurgia. Perché parlare anche dei lati negativi? È molto semplice, perché ci sono potenzialmente dei problemi che ci possono essere dopo l'intervento o durante l'intervento ed è giusto conoscerli. È giusto conoscerli per tante ragioni, prima di tutto per fare una scelta consapevole. E secondo, perché comunque anche a voler far finta di ignorarli, anche a volersi concentrare solo sulle cose positive, in una ricerca di coraggio, in una ricerca di provare a superare i propri limiti, ok? Troverete sempre qualcuno da qualche parte che vi guarderà di sottecchi e vi dirà: ma non te lo vengono mica a dire di tutti i problemi che hanno avuto, non ti vengono mica a raccontare di tutte le complicazioni. Io ho sentito una che conosceva un'altra che ha fatto qualcosa e vi raccontano delle storie raccapriccianti. Storie vere? Storie amplificate dall'essere romanzata ogni volta che viene raccontata un po' di più? Non lo si sa e non lo si può sapere. Allora è importante, secondo me, andare alla fonte. Per questo ho contattato Nemiriana e mi sono fatto raccontare, vi ho fatto raccontare la sua storia in prima persona. E la cosa più importante non è il fatto di sapere che qualcosa è andato storto per Nemiriana, è andato molto storto e ha dovuto affrontare un sacco di interventi per tornare a stare bene. Ma la cosa fondamentale, la cosa più importante è quello che ha detto dopo. Che nonostante tutte queste difficoltà e nonostante tutti i problemi e le sofferenze, lo rifarebbe da capo, tutta la stessa trafila da capo, con tutti i problemi, per arrivare dove è arrivata dopo. Questo vuol dire che dopo tutto quello che ha passato, ritiene che sia valsa la pena di affrontare quella sofferenza e quel sacrificio per arrivare a stare bene. Provate a pensare quanto evidentemente stava male prima. E tornando alla sua intervista, lei è una di quelle che dice che tutto sommato prima non si sentiva male, non si sentiva malata. Sapeva che aveva bisogno di mettere mano al peso, sapeva che aveva bisogno di combattere e battere l'obesità, ma non aveva chiaro quanto l'obesità le stesse condizionando la vita e il futuro. Su questo secondo me bisogna soffermarsi, è importantissimo tenerselo dentro. È passata attraverso l'inferno e ci ripasserebbe di nuovo. Ormai su questo canale ci sono più di 150 video, ci sono un sacco di interviste, ci sono le mie esperienze, ma l'importante è che tutto quello che viene raccontato in questo video è raccontato in prima persona, o perché l'ho passato io sulla mia pelle, o perché lo racconta qualcuno che l'ha passato sulla sua pelle. Quindi non c'è nulla di riportato, sono tutte cose raccontate in prima persona.
Eppure, se facciamo un bilancio fra le cose positive di cui si parla in questo canale e quelle negative, quelle positive sono schiaccianti in più rispetto a quelle negative. E a questo punto vi dico, qualcuno di voi ha avuto delle esperienze negative per quanto riguarda la chirurgia dell'obesità e ha voglia di raccontarle? Che mi lasci un commento qua sotto, per favore, o che mi contatti attraverso il modulo online che trovate giù nella descrizione del video oppure qua in alto. Parliamone, raccontiamone queste cose. Sicuramente è ovvio che io sono un sostenitore della chirurgia dell'obesità perché mi ha salvato la vita e ha salvato la vita a tante altre persone. E sono convinto che sia uno strumento importantissimo per tutte le persone che ne hanno veramente bisogno, per gli obesi gravi, per quelli che hanno comorbosità che gli rendono la vita veramente complicata. Ma non per questo voglio raccontare solo fiorellini e fiocchetti, voglio raccontare le cose per come stanno, perché è importante sapere a cosa si va incontro e anche sapere che le cose quando vanno male tanto, poco, ma dopo che è venuta una fistola o qualche altro problema, come se ne esce? Qualcuno ve l'ha raccontato? A parte il consenso informato dei medici, che per carità, tanto di cappello è il loro lavoro, ma qualcuno che si è seduto lì con voi e vi ha raccontato, sai, io ho fatto questo intervento, io ho avuto questi problemi e io li ho superati in questo modo. Oppure, se capita, per carità, parliamo anche di questo, qualcuno che dice no, io ho avuto dei problemi e non sono riuscito a venirne fuori. Sono rimasto per tutta la vita in un certo senso menomato. Parliamo anche di questo, se è successo. Ma vorrei far venire a galla tutto quello che c'è da sapere. Un argomento che vedo spesso tirato in ballo da chi ha paura di farsi fare l'intervento sono cose del tipo ho dei bambini piccoli, ho paura di lasciarli senza mamma. Per carità, lo capisco, sono padre. Lo capisco perfettamente che cosa vuol dire, ma c'è una cosa che sfugge. Essere obesi è essere malati ed è una malattia grave che ci consuma piano piano, giorno dopo giorno. Accorcia l'aspettativa di vita, peggiora la qualità della vita. Non stiamo bene, sono grasso ma sto bene. E questa cosa io non l'ho capita fino a dopo l'intervento. Io, ok, sapevo che non ero solo sovrappeso, avevo intuito che ero obeso, ma non avevo idea che l'obesità si dividesse in classi 1, 2, 3 e che io fossi nella classe peggiore. Io non pensavo di essere come quelli di una vita al limite, anzi, mi vedevo molto lontano, ed è vero, perché non si sente di vivere una vita al limite. E allora tutti quelli che sono vite non al limite, e dedicherò un video a questo argomento, e che non lo sanno, perché ormai non abbiamo più la percezione di quanto sia grave l'obesità e di quanto sia una malattia. Ma facciamo anche l'ipotesi che la paura vinca e che si scelga di non fare nulla con obesità o si continui a fare delle cose che purtroppo non danno dei risultati, perché tanti di noi obesi non è che sono stati lì nell'obesità a sguazzarci, hanno provato a fare cose per tanto tempo che hanno fallito. Ok, facciamo finta per un secondo che la paura sia talmente grande da dire basta, sto come sto. Allora, se sei obeso, la prima cosa che ti viene è la steatosi epatica, il fegato grasso. Fegato grasso, io l'ho scoperto intorno al 2005-2006 di averlo, e ho fatto la mia ecografia, lei ha la steatosi epatica, il fegato grasso, oddio cosa posso fare? Non c'è una terapia, deve dimagrire. Sa che dovrebbe dimagrire? Ah sì, dovrebbe dimagrire. Ok. Ma quindi? Niente, deve dimagrire. Ok. Ma cosa succede se il fegato grasso, la steatosi epatica va avanti? Diventa cirrosi e da cirrosi può diventare un tumore e compromettere le funzionalità epatiche. La seconda cosa che viene tipicamente a un obeso è l'ipertensione. Magari non arriva subito come la steatosi epatica, arriva un pochino dopo, ma arriva.
è chiamata il killer silenzioso, perché le sue conseguenze tipicamente arrivano senza aver dato prima dei sintomi di allarme, E le conseguenze sono, leggo, insufficienza cardiaca, attacco cardiaco, morte cardiaca improvvisa. Ho perso un collega così. Insufficienza renale, ictus in età precoce. L'ipertensione è il più importante fattore di rischio per l'ictus. Diabete, anche questo l'ho avuto. Complicanze cardiovascolari, angina, infarto, ictus, vasculopatia periferica, arteriosclerosi cerebrale e periferica. Quindi sommiamolo all'ipertensione, che già ti dà problemi al cuore, già ti dà una predisposizione all'ictus, e ci mettiamo anche il diabete. Neuropatia, complicanza del sistema nervoso. Colpisce la metà dei malati di diabete, più o meno, e ti porta a perdere la sensibilità, a iniziare dalle dita dei piedi, poi a salire al piede, poi alla gamba e via su. E poi iniziano a crearsi delle ulcere, delle ferite che si aprono, sanguinano, si infettano e non guariscono spontaneamente. Finché questa cosa, a parte poter salire ancora, dare problemi all'apparato genitale, impotenza, tutte queste belle cose qui, ma arriva a portarsi dietro un altro problema, il piede diabetico, che è quella cosa per cui, a furia di non riuscire a guarire le ferite, inizia ad amputare prima le dita, poi il piede, poi la gamba. Il diabete è la prima causa di amputazione degli arti inferiori non traumatica, cioè non hai avuto un incidente e ti devono tagliare la gamba, ma è la malattia, la prima malattia che ti porta all'amputazione degli arti inferiori. Sempre il diabete ti porta dei problemi ai reni, ne dicevamo anche prima, e quindi ti porta pian piano a perdere le funzioni renali, non riesci a filtrare il sangue e hai bisogno di andare in dialisi. E poi ci sono le complicanze oculari, perché il diabete piano piano ti mangia gli occhi, perdi sempre più la vista fino ad arrivare alla cecità. Oltre al diabete, tantissimi obesi soffrono anche di apnee notturne e portano anche questi dei grossi problemi. Queste non solo, come l'ipertensione o il diabete, danno diritto a delle esenzioni, queste addirittura ti danno dei punti di invalidità, ok? Invalidità. Non so se vi rendete conto. Io per l'ipertensione e il diabete ho avuto l'esenzione e per le apnee notturne ho avuto l'invalidità. E ero convinto di essere obeso, ma sano, ma sì, devo perdere un po' di peso, devo dimagrire, sì, la salute. Ma stiamo scherzando. Nessuno è venuto a raccontarmi queste cose in questo modo. Deve perdere un po' di peso. Però mi vengono a dire che l'intervento è pericoloso. Sindrome delle apnee notturne porta a dei disturbi cognitivi e dell'umore e ti porta anche a rischiare dei grossi problemi cerebrali, e una delle prime disgrazie legate alle apnee notturne sono i colpi di sonno in macchina mentre guidi e vai a sbattere tu contro qualcun altro. E magari ti ammazzi tu e ammazzi qualcun altro che non c'entra niente. Oppure stai lavorando su dei macchinari pericolosi, ti viene un colpo di sonno e succedono poi le morti sul lavoro. O anche solo gli infortuni sul lavoro gravi, di nuovo magari per te o per qualcun altro. E questo è quello che succede a ignorare l'obesità. Perché queste cose possono capitare. E non a quelli che non si curano. Capitano anche purtroppo a quelli che si curano, perché l'obesità continua a correre, le malattie corrono dietro con lei e peggiorano, per alcuni più lentamente, per altri più velocemente. Perché queste cose non fanno paura? Perché tutte queste malattie, che quasi tutti gli obesi quando arrivano al momento dell'intervento hanno già, quasi tutti, queste cose non fanno paura, ma l'intervento sì. Andare sotto i ferri a fare un intervento chirurgico tendenzialmente semplice nel 2024, in un ambiente controllato, dove se qualcosa va storto ci sono 101 soluzioni da poter applicare, questo ci terrorizza. Piuttosto torniamo indietro. No, continuiamo a morire così lentamente per queste altre malattie che abbiamo già.
Nella vita si rischia qualunque cosa facciamo. Non ci fanno paura le malattie. Ci terrorizza l'intervento, però tutti i giorni probabilmente usciamo con un mezzo di trasporto. Macchina, moto, monopattino, quello che sia. Beh, in Italia nel 2023 ci sono state 495 morti per incidenti della strada. 495 morti. Sono 9 morti alla settimana. E io capisco che quando si sentono le notizie delle persone che dopo l'intervento hanno avuto problemi ci cadiamo sotto. Io capisco che quando si hanno notizie di persone che purtroppo si sottopongono all'intervento muoiono. È capitato una 15 giorni fa. Ci si caga sotto. Ma quante sono? E quanti sono invece quelli con le gambe amputate, quelli che muoiono per infarto, ictus? Tutti quelli lì, li contiamo? Possiamo essere noi obesi prossimi, anzi, è molto probabile che il prossimo ictus, il prossimo infarto, il prossimo che entra in dialisi, il prossimo con una gamba amputata, sia uno di noi obesi. Magari non sei tu oggi, magari sei tu fra 5 anni, magari sei tu fra 10 anni. Valutare i rischi e i pro e i contro significa anche questo. E c'è troppa poca informazione a 360 gradi. Il mondo e la vita sono difficili, non sono rose e fiori. Non sono passeggiate, le rendiamo noi passeggiate nel momento in cui ci rendiamo conto che si tratta di danzare fra i pericoli, le opportunità, fra le cose belle e le cose orribili, che nella vita succedono quotidianamente e sta a noi scegliere. Non è scappando da un intervento perché si ha paura di qualunque cosa che si risolve, hai paura dell'anestesia. Certo che hai paura dell'anestesia, anche l'anestesista ha paura di te. Perché fare un'anestesia a un obeso grave non è una cosa da tutti i giorni, cioè meglio, è una cosa da tutti i giorni, ma non è facile come fare un'anestesia a una persona normopeso. E se vai a farla in elezione, quindi con un intervento programmato, è un conto, ma se ti succede una disgrazia e devono farla in emergenza, in urgenza, cosa succede? Perché quando vai in un centro dell'obesità, hai gli anestesisti che sono abituati a lavorare su persone che sono obesi di classe 3. E quando ti succede una disgrazia in qualunque posto del mondo, trovi l'anestesista di turno, tanto di cappello, sarà un mago, sarà un drago, sarà bravissimo, ma non è detto che sia esperto dei problemi che abbiamo noi. E quindi ogni volta che fai qualcosa e rischi qualcosa, anche solo di romperti una gamba e aver bisogno di fare un banale intervento per rimetterla a posto, magari la devi fare lo stesso con l'anestesia. E magari la devi fare in urgenza. A questo pensate? O pensate che semplicemente non succederà mai nulla e che se schivate di andarvi a infilare da soli in un problema come quello dell'anestesia o dell'intervento chirurgico, non vi succederà mai? Beh, ragazzi e ragazze, non è così. Può capitare. E più va avanti l'età, più è probabile che capiti. E più insieme all'età vanno avanti le malattie, più è probabile che capiti. Allora, volete godervi i vostri figli, i vostri nipoti, i vostri cari? Dovete star bene. Dovete essere in salute. E quindi bisogna prendere le malattie, tutte le malattie, obesità compresa, e affrontarle. Ci vuole coraggio, ma vi assicuro che ci vuole meno coraggio ad affrontare una cosa controllata, come una cura e una terapia, piuttosto che avere il coraggio incosciente di andare avanti a essere malati e a farsi consumare giorno dopo giorno dalle malattie. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo su tutti i social. Se i miei contenuti ti hanno aiutato, lasciami un super grazie o abbonati al canale se ti va. Così sosterrai questo progetto anche economicamente. Qua trovi altri video sull'obesità, mentre qua sotto il canale dei viaggi in moto che faccio con mia moglie, la Fra, e un altro canale dove parlo di qualunque cosa che non sia moto e obesità. Ciao a tutti e al prossimo video.